Allora qui c'è una statua che ha ottenuto un grande successo, che è la statua di Icaro. E come sapete, lo scultore non me lo ricordo come si chiama, c'è scritto qua. Non c'è scritto. Comunque, questa peculiarità di questo Icaro è che aveva le ali fatte con la cera d'api, poi si è avvicinato troppo al sole e si sono squagliate le ali e lui è caduto, è morto, giusto? Morì Icaro, sì. Il famoso volo di Icaro, no? Simpatica come leggenda. Ha fatto un successo, tutti, anche perché ha avuto un gran successo perché è stato fatto nudo questo, come le statue di Michelangelo. Facciamo una panoramica. Passo ragazza, poi non so se mi viene tutta mossa, però okay, questo parla francese. Bon. Televisiva girava soprattutto nella provincia di Ragusa, però qui noi abbiamo luoghi letterari perché parte Camilleri di Porto Empedocle e poi Girgenti, la patria di Mirandello, che è nato qui nel 1867, premio Nobel della letteratura del 1934, morì 2 anni dopo a Roma, un padre del teatro moderno, del teatro del sud, e nacque qui quando la città si chiamava Girgenti. Poi c'è la canzone di Modugno. Siamo rimasti in tre somali. I tre briganti. Lui ha denunciato la situazione terribile nel manicomio, no? Ricordate quando c'è il manicomio? E lui ha rettini a denunciare le situazioni terribili qui. Se ci lasciata, lì io non lo capisco, il tedesco. Ci sarebbe anche Mourinho, quindi è legato alla nostra città. Beh, adesso non viene legato per il più. Se fosse stato per lui, sarebbe stata curva una volta. C'erano le case con una pianta urbanistica ortogonale, quindi come una scacchiera, strade parallele in direzione nord-sud, est-ovest. Vedete quella strada lì, lì percorre proprio il tracciato dell'antica strada. La chiesa di San Nicola apparteneva a un monastero medievale cistercense che fu bombardato durante la seconda guerra mondiale, quindi alla fine della guerra, poi alla fine degli anni 50 fecero il museo e tornarono la Gorà. Durante la seconda guerra mondiale, qui vicino, abbiamo avuto il primo sbarco alleato in Europa. Il 10 luglio del 1943 incominciò l'operazione Massimo. Il generale americano Patton sbarcò a 30 km da qui. 2 giorni dopo, questa città fu bombardata dal cielo e dal mare. Fortunatamente i templi non furono interessati. Il Tempio della Concordia è stato protetto con dei sacchi di sabbia tutto intorno. Però ho visto una foto che tra i sacchi di sabbia e le colonne si vedono mitragliatrici che spariscono, perché i militari controllavano tutta la collina, che ancora oggi è circondata da casematte, fortini, bunker. Il soprintendente dell'epoca chiese ai militari di allontanarsi dai templi il più possibile e lo fecero, quindi nessuno sparava da qui e i templi non furono bombardati, però questo è ciò che pensavamo fino al mese di giugno passato, che hanno trovato 2 bombe vicino al tempio che abbiamo visto prima. Questo significa che i templi sono stati bombardati, non sono stati colpiti, però insomma ci sono stati dei bombardamenti. La
vicino lì al collo di Girgenti, quello il collo di Girgenti, c'è un centro storico. La città fu bombardata un giorno, un sacco di morti per queste bombe presero centinaia di morti. Però qui la guerra finì prima che altrove, perché già nell'estate del 43, perché poi lo sbarco in Normandia è il 1944. Ora una bomba cadde vicino alla nostra cattedrale normanna, vedete lì dove c'è quel cordone campanello, lì vicino, vicino in cima, cadde lì vicino, ma non scoppiò, non scoppiò. Allora il padre di un mio amico che faceva il vigile del fuoco, al Sicera, fu inviato a controllare questa bomba, però si accorse che era stata sabotata, che non avrebbe mai potuto scoppiare, ma trovò una scritta su una bomba, la bomba americana trovò una scritta in italiano, che diceva: la patria si difende anche da lontano. Perché nell'esercito americano c'erano tanti italiani che sono italiani. Quindi veramente un eroe sconosciuto, no? Di cui non sapremo mai il nome. Le proprie spalle. Allo stesso tempo rappresentavano la punizione dell'armata cartaginese, la sconfitta della barbarie da parte della civiltà, perché i greci pensavano di essere loro migliori, chiamavano i giganti i telamoni, e noi continuiamo a chiamarli così. Telamoni in greco significa colui che sostiene, è una scultura portante maschile, la cariatide è femminile. C'erano 38 telamoni, ce ne rimane uno completo che è custodito al Museo Archeologico di Agrigento, dentro il tempo vedremo la copia, e qui davanti a noi in terra frammenti originali di un telamone che sono stati individuati 11 anni fa, perché questo è come un grande puzzle, no? Ogni tanto si individuano, si riconoscono blocchi. In Grecia non esistono resti di templi colossali, ci sono in Sicilia o in Turchia. Nelle cosiddette colonie greche, che erano diventate più potenti e ricche, per mostrarlo costruivano templi colossali. In Grecia non esiste un sito archeologico così ricco di templi, cioè in Sicilia, in Italia del Sud, cioè nella Magna Grecia, nella Grande Grecia, per questo la chiamano sì, tutto il più grande, più colossale, è una specie di America dell'antichità. Vedete lì sulla destra in fondo dove ci sono tutti quei blocchi sistemati in verticalmente? Sì. Sono pochi resti delle fondazioni della grande piattaforma, l'altare dei sacrifici più grande di Agrigento, il secondo più grande di Sicilia, perché il più grande di tutti si trova a Siracusa, però uno dei più grandi del mondo. Lì una volta l'anno si faceva l'ecatombe, cioè il sacrificio di 100 buoi, perché ecatombe proprio significa 100 buoi, era una festa di Capodanno, però per loro iniziava in estate, ed è fuori a est. Ora entriamo nel frattempo. Scusa, una domanda posso? Principale che c'è tra l'arte occidentale e l'arte del resto del mondo. Poi dobbiamo aspettare secoli per Michelangelo, Leonardo, questi che arrivarono la stessa cosa, però sono stati i greci primi, e vedete questo comunque. Una copia invece più lontano, lì che è proprio il rispetto della famiglia, ci sono frammenti originali in ambito della moglie. Largo dei resti accanto a noi. Che ci dà proprio l'idea della grande Grecia. Adesso andiamo a vedere cosa c'è. Siamo di fronte a una pianta rara che io non capisco come si chiama. Bisogna andare a vedere su Google. Che sta nelle, come si chiama qua? Vabbè, sta in mezzo a queste rovine, vabbè. Allora, concludiamo questa visita. Ah, nella Valle dei Templi, qui cioè è enorme questa Valle dei Templi, però qua è tutto abbandonato, tutto distrutto, ci sta poco, solo rovine, quindi di templi in piedi ne sono rimasti due o tre, quello che il resto sono tutte rovine. Non è come Pompei che ci sono ancora le case,
integre perché sono state sepolte, quindi è tutto diverso. Qui col tempo è quello che è successo. Non sta più niente, è tutto abbandonato. Cioè, mi è venuto il pensiero, no? Vanno facendo dei scali per trovare una statuetta, un gradino. Continuate qui. La storia. Ma si va sicuro qui. Sì, però vedi, hanno cominciato, poi hanno tutto abbandonato, qua. Pure pericoloso, qua ci passa la corrente, guarda lì. Che si va a trovare la scaletta, il gradino. Qua per dire che ci sarà la corrente, qualcuno ci piglia la scossa qui. Ci lascia la pelle e muore. Capito? Vabbè, comunque insomma, eccola che cos'è, enorme però, è una città. Però come dici tu, effettivamente. Sì, perché basta che trovi una pietra un po' antica, dai a scavare. Ma qui vai sul sicuro qui. Qui vai sul sicuro.